Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video che sinceramente un pochettino di timore di registrare perché ragazzi siamo sulla demo di The Mortuary Assistant. È uscita da pochissimo tempo, mi è stata consigliata da voi, io ringrazio chiunque me l'abbia consigliata. Perché questo dimostra sempre quanto bene me volete, ragazzi. Suppongo che se me l'avete consigliata è perché sarà bella impegnativa. Dovrebbe durare una mezz'oretta se non sbaglio. Io vi ripeto, ragazzi, ho sinceramente un po' di timore. Ero detta di registrarla di giorno e purtroppo a registrarla di giorno non ci sono riuscita, quindi è anche buio, è sera. Vabbè, siamo qua apposta, ragazzi. Io non perdere più tempo e andrei ad iniziarla. Il gioco è solo in inglese, perlomeno per adesso, quindi l'unica cosa che ho potuto fare è stata mettere i sottotitoli, ragazzi. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just. No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. Ok. See you tomorrow. Bye. Questo tizio è il suo capo. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Ok. Where are my keys? Benissimo, era al telefono con un'amica e ha detto: "Ma si è comportato in maniera strana oggi, come se mi avesse letteralmente cacciato dal lavoro, robe del genere, no? Come se volesse che io andassi fuori dall'edificio." E il tizio poi l'ha chiamata. Guarda caso sta diluviando, gli ha chiesto scusa per come si è comportato e gli ha detto: "Guarda, sono arrivati tre nuovi cadaveri, non è che potresti venire tipo adesso?" Oh, riguardo l'imbalsamazione. Davvero interessante direi. Purtroppo. Where are my keys? God, I always lose those. Te devi trovare un posto specifico dove metterle, tesoro, perché c'è ogni santa volta, poi le perdi, eccole qua. Quindi sono le chiavi dell'appartamento, la macchina e quindi della porta principale di evidentemente questo Where posto. are my keys? God, I always lose those. Le ho appena prese. Così si apre l'inventario. Vabbè, qua parla di ragazzi uno strumento di grandi dimensioni. Ma le ho prese. Ah, There we go. ok, e dovevo premere E per prenderle. Oh, va benissimo, ok. L'importante è essere chiari. Per cui eccole qua. Ok, quindi c'è la descrizione e tutto il resto appresso. Interessante. Ammazza, oh, come piove, che tempaccio. Aspettate. È permesso? Posso chiuderla la porta o lascio entrare il freddo e chi se ne frega? Cioè, lo All right, stormore della pioggia guess mi I'll sta. head to the back and get started. Ok, quindi dobbiamo andare sul retro. C'è un foglio. Grazie per essere venuta, nonostante ti abbia avvisato con così poco anticipo, praticamente. Quindi ho il corpo che attualmente è nella stanza dell'imbalsamazione è fatto.
Quindi è pronto perlomeno, quindi riportalo nel magazzino freddo, nella sala, nel tipo, che è tipo la stanza frigorifero, una roba del genere. Quindi comincia con il prossimo. Ho lasciato le chiavi della stanza di imbalsamazione nella drawer, sarà tipo scrivania? On the front desk, sì. Non ti dimenticare your clipboard. Cos'è il clipboard? Quindi le chiavi, la scrivania. Eccole qua. Esatto. Ok, era il cassetto. Non capisco bene, ragazzi. Ok, questo diciamo una sorta di inventario rapido, diciamo così, per accedere più velocemente a certi strumenti. Va bene. Cosa dice qua? Ah, ecco, ha detto di prenderla. Quindi per praticamente prendere tipo gli appunti. Ah, ok, cioè dove segnare le cose che c'erano da fare sono state fatte praticamente. Quindi l'ultima cosa che ci rimane da fare è mettere il corpo nel... Fiammiferi. Perché diavolo dovrei avere dei fiammiferi? Oh, col cazzo che spengo la luce. Ma anche no, ragazzi. Scusate, è permesso, una bella cagata? Magari... Oh, c'ho delle belle zinne però. Non ci si vede. Posso accendere la luce? Scusate, non vedo un cazzo qua. Posso interagire in qualche modo o che? Minchia, ci si vede poco e niente, ragazzi. Va bene, allora. Ok, la chiave era per questa porta, chiaramente. Il tempaccio fuori. Oh. Ok, già non appena entriamo mi mettete sta musica d'atmosfera. Non è così bello, eh. Ma che cazzo? Cioè, figa sta roba, per l'amore del cielo, ma... Ok, questo è chiuso. Qua non c'è altro. C'è una chiave. Attenzione. È una chiave vecchia, però. Chissà cosa diavolo mi servirà. Qua possiamo aprire. Ok, è bello, ragazzi, perché si può interagire praticamente con tutto. È meno bello che qua dentro ci sia sto cadavere buttato lì così. I already have one of those. Quindi non mi serve, giustamente. La formaldeide. Wow. Minchia, raga, qua c'è sta il meglio del meglio qua dentro. E c'è sta veramente di tutto. Il baggio per l'accesso. Però non ce lo fa prendere. Ah, questo è mio. Io sono Rebecca. Va bene, allora. Andiamo di qua. Vediamo se di qua c'è qualcosa di più utile. Beh, qua c'è il forno crematorio. Una busta per metterci le ceneri. Una roba del genere. Qui è chiusa. Oddio, tu sorella, mi ha fatto prendere un colpo. Oddio santissimo. Quello che dobbiamo fare è portare questo di qua. Questo è il nostro compito attualmente. Quindi che devo fare? Lo devo spingere? No, non nessun carrello. Aspetta, sì. Questa cosa non mi piace. In che lingua ve lo devo dire che non mi piace? Perché effettivamente no, non mi piace. Basta selezionare e tirare e tenere premuto. Ok, devo tenere premuto, perfetto. Come faccio a... Dio santo, sei inquietante sta cosa, raga. Come faccio a trasferirlo qua sopra? Scusate. One eternity later. Ah, aspetta, qua c'è scritto un nome, fermi. Ok, quindi evidentemente lo dobbiamo mettere qua dentro, ragazzi. Si tratta di Wilcox. Ok, proviamo, Will. Non so come, non so quando. Possibile che io mi debba spaventare semplicemente per i rumori degli aggeggi? Ah. Ciao Will, è stato un piacere, È stato davvero un piacere. Ok. Direi di riportare questo affare lì. Dov'è? Dov'era perlomeno? Perfetto. Ho fatto quello che dovevo fare, no? Ah, mi ha detto di fare l'altro, giustamente. È vero. È quello che mi ha detto di fare. Fare cassi di cazzo. Quindi dovevo tenerlo il carrello. Dovevo tenerlo di là. Va bene. Lo riportiamo di là. Va bene, Cassidy, tocca a te, anche se sinceramente
Te devo dire sinceramente, la cosa non è che mi esalta così tanto, se proprio la devo dire tutta, non mi esalta per niente, anzi. Proprio per niente. Io non so cosa ti sia successo, Cassidy, ma il tuo cadavere non sembra in ottime condizioni. Benissimo. All right, let's check you out. Ok, è una un po' vecchia. Oddio. Cosa cazzo mi state dicendo? Cassidy Smith, 93 anni. Ammazzo, ho detto un po' vecchia. Era una cariatide, Dio santissimo. Quindi la devo controllare allora. Le braccia, la schiena, le spalle, quello che cazzo, eh. Allora, gamba sinistra. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ok, segna, segna tutto. La gamba, vediamo un po'. Ma che sono sti segni, oh? Non so se sono tipo ustioni o che cosa sono. Niente da segnalare qui. Oh shit. Che ti è successo, Cassidy? Che hai combinato? Niente. Sembrerebbe di no. Non mi è piaciuto quello che è successo. Non mi piace. Non mi piace per niente questa storia, va bene? Ma proprio per niente. Io quella porta non l'ho chiusa, eh. Allora, abbiamo segnato qualcosa? Contusione. Bla bla bla, abrasione. Che altro? Proviamo a controllare da qua. Un'altra abrasione. Ah, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Non mi sta piacendo questa storia, eh. Però non abbiamo ancora finito. Cosa ci manca? 5 di 6, ci manca qualcosa. Mi sono persa qualcosa. Secondo me qualcosa qua. Solo che non me la fa ruotare la gamba qua. Cioè, oddio, l'altra gamba non l'ho ruotata, per l'amore del cielo, ma... Oh, questo. Ok, ce l'abbiamo. 6 di 6. Quindi dobbiamo mettere le cose nel computer. Allora, si chiama... Oddio, lo possiamo inserire noi? Aspetta, scusa. Ah, ok, Cassidy... No, aspetta. Ah, ok. Devo prima selezionare e poi fare così. Ah, che ficata. 93 anni. Allora, braccio destro, contusione, testa, questa cosa qua. Non so se significa neo o roba del genere. Abrasione. Gamba sinistra. Oh, scusa. Gamba sinistra. Oh, gamba sinistra. Spalla sinistra. Cazzarola, non c'è sta niente. Braccio sinistro. Gamba destra, contusione. C'era bisogno di fare tutto sto gran casino, Dio santissimo. Poi dicevo di stamparlo. Ed eccolo qua. I need to file the copy up front. Che cosa? I can't hold anything else. Che devo fa? Aspetta, forse la chiave piccola serve qua. Serviva qua la piccola chiave. Rebecca, non dovevi ancora trovare questa cosa, ma suppongo che hai trovato la mia chiave. Non sei ancora pronta per questo lavoro? Non posso permetterti di vivere cosa vivo, non ancora, forse questa primavera. Di primavera 2022, chiaramente. Quindi, what the fuck?
Vabbè, sta roba evidentemente non ci interessa per adesso, per cui possiamo prendere sto coso. Can't hold anything else. Ma come? No, dai. Allora, scusa, molla sta roba. Molla sta roba e prendiamo questo. Ok, quindi... Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. No, raga, si può sapere so che cazzo. Raga, non sono più abituata a sti horror psicologici, eh. Non sono più abituata. Veramente, raga, m'ha preso a malissimo, ve lo giuro. M'ha preso a malissimo, ve lo giuro. C'è qualcuno qua? A male, raga. Non ho capito cosa devo fare adesso, ma... I can't use that here. Forse lo devo portare nell'altra stanza, probabilmente. Perché qua, vedete, ci stavano le altre robe. Time to embalm. Lei tranquillissima, eh? Lei come se non avesse visto niente. O non avesse sentito niente. Allora. Bisogna mischiare con il fluido per imbalsamare nella pompa. Mica io continuo a premere i tasti sbagliati. Ah! No, basta, no, 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 raga, non ce la faccio. Spegni la luce. Allora, probabilmente mi serve questo. That's not it. Ok, no, non è questo. Ovviamente. Ah, ok, devo mettere questo qua dentro. Devo fare altro? Allora, ah ok, mi dice tra l'altro tutti gli ingredienti che mi servono, sono un genio. Metanolo, umect cats. Ok, questo mi serve.
probabilmente mi serve anche questo. Glutar cuts. Forse questo. Boh, no, no, non me lo fa prendere. No. Qua c'è sta il bisturi. Forse qua sopra. Eccolo qua. Porco che... Oh! Giochiamo a nascondino? Giochiamo a nascondino? Ciao bella. Ciao bella, che cazzo fai lì? Che cazzo ci fai lì? Oddio, tu sorella, quella grandissima zoccola! Non ce la faccio, raga. Non ce la faccio. Per una volta che cerco di andarci un pochettino coraggiosa. Me la piondo il culo, chiaramente. E vabbè, non siete, non siete... Siete spiritosi, ma per niente proprio. Per niente proprio, ok? Che cazzo? Una mano. Una mano, una mano, una mano, una mano. Che vuoi, te devo batter 5? Che vuoi? Che vuoi? Eh? Ti devo dare la mano? Ah, tormono! Tormono! Miss Owens? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Thank you. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. Somebody! 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 Save me!
Raga, scusate se non dico. I'm sorry. Ah! You killed him. No! Vattene, vattene! Raga. Raga. Io così ve lo dico, io non ce la faccio, Io non ce la faccio. Non ce la faccio. With scalpel and forceps. Mi servono pure. Ok, vabbè, questo ce l'ho e va bene. Non è questo che mi serve adesso. Ok, è quello che mi serve adesso. Dai, no, raga. No, raga. Vi giuro che è dura. I can't use that here. È dura, cazzarola. Non ce la faccio. Ma sto a sentire male, raga. Non so perché. Voi sapete quanti giochi horror ho giocato, ragazzi. Lo sapete. Quanti giochi horror ho avuto il coraggio di giocare. Ve lo giuro e lo sapete. Ma non ce la faccio. Non ce la faccio, raga. Non so perché mi sta facendo questo effetto così brutto. Non ve lo so dire perché. Non ve lo so dire perché. Ma non ce la faccio. Questa fa troppo brutto, raga. Allora, ragazzi, io vi chiedo veramente umilmente scusa, ma adesso non ce la faccio.
non ce la faccio a continuarla, non so dirvi perché, non ve lo so spiegare ragazzi, ma veramente mi sta a mettere troppa inquietudine e se continuo adesso ho paura veramente di sentirmi male, tra virgolette, nel senso che poi, cioè, ci rimango troppo impressionata, ok? Io vi giuro ragazzi che non so perché, non so perché mi sta a fa sta effetto. Erano secoli che un gioco horror non mi faceva sta effetto, ragazzi. Io vi prometto che riproverò a giocarla. Però devo provare a giocarla di giorno. Forse mi fa un altro effetto, forse riesco ad affrontarla in un altro modo, ma non ce la faccio. Adesso non ce la faccio, regà, vi giuro, quasi mi stavo a mettere a piangere per la paura. Non ce la faccio. È assurdo. È veramente assurdo, ragazzi, perché veramente ne ho giocati cazzarola di giochi horror, ne ho giocati cazzarola, ne ho vissute di situazioni angoscianti. Ma questo mi sta a fa troppo brutto. E non so perché. Evidentemente sono stati veramente bravi. Sono stati veramente bravi. Io vi chiedo di nuovo scusa, ragazzi, se, non so, volete darmi un sostegno morale in qualche modo, magari con un bel pollice in su, con qualche commento qua sotto, per provare a ritornare su questa demo. Ve ne sarò grata. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacione a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.